ovviamente per questa 64esima edizione del torneo di Viareggio, che è una grande produzione di Rai Sport. Anderlecht è la squadra leader del calcio belga, nel suo campionato è prima in classifica, non è la prima volta che partecipa al torneo di Viareggio, è una squadra che ama molto valorizzare i giovani, ci tiene tantissimo a curare il proprio settore giovanile e dunque sarà una partita davvero molto bella e molto interessante. Ma come... Per quanto riguarda le impressioni di Emerex, ci gioviamo dell'aiuto di Massimo Sarcì, che è l'assistente tecnico dell'allenatore belga e che funge anche da traduttore. A lui abbiamo chiesto di chiedere al mister alcune impressioni su questo inizio di gara. Sì, un inizio di gara abbastanza difficile, ha detto, abbiamo subito un attimino l'inizio veemente dell'Inter che poteva fare un paio di gol. E adesso piano piano stiamo uscendo fuori, l'emozione del debutto l'abbiamo lasciata alle spalle, spera che si continui in questo modo, insomma. Grazie per ora a Massimo Sarcini. Fanni. Dimmi Fabrizio. Sì, dunque abbiamo riportato, sempre grazie all'aiuto di Massimo Sarcì, le parole di Stramaccioni al tecnico belga, soprattutto i complimenti. Emerex. Emerex. Sentiamo le sue considerazioni sull'Inter, sempre ovviamente da Massimo Sarcì. Ma il mister è particolarmente contento perché sta incontrando una squadra propositiva come noi d'altronde e dice che è uno spot al calcio giovanile perché tutte e due le squadre si propongono, dice che l'Inter ha delle grandi qualità, ma lo sapeva perché lo aveva già visionato insomma in un DVD e sta confermando soprattutto la linea offensiva di essere una linea offensiva di grandissima qualità, quindi le potenzialità della squadra sono misurate equamente con la forza dell'Inter e questo lui è molto contento di ciò. Grazie Massimo Sarcì. Allora, Gianni. Sì, Fabrizio. Abbiamo il commento di Emerex a questo avvio di ripresa, un po' sottotono da parte della sua squadra che pure aveva chiuso alla grande il primo tempo e ce lo riporta sempre Massimo Sarcì. No, ma siamo contenti lo stesso, nel senso che il gioco, il primo tempo è finito dominando, nella ripresa dice il mister che comunque è stato soltanto un episodio in cui si è perso palla, hanno fatto una bella azione, però continua a essere soddisfatto dell'atteggiamento della squadra. E adesso siamo con due punte, Alborne è un centrocampista esterno di sinistra, quindi siamo un po' meno sbilanciati. Possiamo parlare di una sorta di 4-4-2 adesso? Sì. Non è questo, credo, il problema... Ecco, con Massimo Sarcì andiamo proprio a definire nel dettaglio, a chiarire per bene come è cambiato l'Anderlecht con questi due cambi. Sì, abbiamo fatto entrare un attaccante, il nostro numero 18, e abbiamo giocato, adesso giochiamo con due punte davanti, e è un trequartista che è il nostro numero 10. E abbiamo portato centrale il 3 che è appena entrato e abbiamo allargato Vilvoord il 2 che ha una propensione più offensiva, dunque per creare un po' di superiorità numerica sulle fasce laterali, questo è l'obiettivo principale. Che è centrocampista, anche difensore, ed esce, vediamo. Beh, quindi questo cambio, Mario. Il gioiello veramente ha sfiorato il pareggio e un Inter che... Attenzione qui il gol del numero 3 e arriva il pareggio dell'Anderlecht con De Wilde subentrato in questo secondo tempo e dunque al 92esimo. Troppo facile dire adesso, si doveva gestire il pallone in un modo diverso. Ecco qui che rivediamo la sponda in area favorevole. In mischia, comunque... Troppo l'Inter è andata in sofferenza. Gestire il risultato vuol dire gestire anche il possesso di palla, cosa che l'Inter non ha, cosa che non ha fatto. Diciamo. Ma no, secondo me due motivazioni diverse. Diciamo che nel primo match che l'Inter comunque ha sofferto, a te Fabrizio. Sì, è veramente una gara sofferta, forse al di là di quelle che potevano essere le aspettative. Ecco, intanto bellissimo saluto tra i due allenatori.